Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Tutto Rugby in una veste un po' particolare. Siamo in TV, siamo al canale 87 del digitale terrestre. È una coproduzione tra Per Sempre Napoli e canale 87 TV. Oggi partiamo con questa nuova, chiamiamola esperienza, con questa Tutto Rugby, ripeto, un po' diverso. Alla mia destra c'è il professore Franco Salierno, un amico soprattutto, Buonasera. responsabile della promozione e della fidelizzazione per quanto riguarda la Campania, ovviamente del rugby. Franco mi sarà vicino per il proseguio di questo appuntamento con Tutto Rugby. Alla mia sinistra c'è l'amico Giuseppe Aprea, Peppe, che salutiamo. Tu sei stato un rugbista, sei stato un giocatore, naturalmente, quindi insomma dal mondo del rugby è difficile uscirne come sempre. Franco è un validissimo coach. Sei stato un giocatore anche tu di un certo livello. Veniamo a noi. È terminata la quarantena, la fase 2 è quasi terminata, già si parla di fase 3. Mi raccomando, continuiamo a prestare attenzione, indossiamole ancora queste benedette mascherine, indossiamo i guanti dove richiesto, cerchiamo di evitare gli assembramenti. 2 mesi, 2 mesi e mezzo di stop, non soltanto per quanto riguarda l'economia, ma anche per quanto riguarda il rugby. Penso al tempo che purtroppo si è perso proprio per la fidelizzazione dei ragazzi e delle ragazze, naturalmente. Franco, come si può pensare di recuperare questo tempo? Cosa si pensa di poter fare con la ripartenza? Il rugby riparte con gli allenamenti, ricordiamolo, è ripartito da mercoledì ufficialmente, ha avuto l'ok dalla federazione, siamo ripartiti con gli allenamenti. La fidelizzazione, però, insomma, tutto il lavoro che si fa tutti gli anni, recuperarlo, cosa stiamo pensando di fare? Innanzitutto buonasera, complimenti per questa nuova avventura che per te e voglio dire offri anche a noi come servizio rugby, perché comunque la comunicazione rimane sempre uno dei veicoli superlativi per lo sviluppo di qualsiasi attività. Allora, io credo che non bisogna parlare di recupero del tempo, perché il tempo diciamo del periodo di stop sociale più che rugbistico, non credo che noi dobbiamo puntare a recuperarlo, anzi, noi dobbiamo far tesoro di quello che è accaduto e sulle basi di quello che è accaduto sviluppare, voglio dire, nuove modalità, nuovi metodi di rapporti e quant'altro. Diciamo che i 2 mesi di stop, purtroppo, per quanto riguarda lo sport in genere, non tanto il rugby, sono capitati proprio nel mezzo, diciamo, come si dice a Napoli, quando devi tirare le somme. Certo. Bene, perché diciamo, tutte le attività sportive in genere programmano una fase di diffusione del messaggio, va bene, e di contatto nei periodi di fine agosto, inizio settembre, ottobre, novembre, diciamo in corrispondenza con l'inizio delle attività scolastiche, con la fine delle vacanze e tutte queste cose qua, per poi diciamo, darsi uno stop nel periodo natalizio, stop di riprogrammazione, mo ci vuole, per la fase 2. Parlo Certo. di fidelizzazione e di promozione, e cominciare nel periodo di febbraio, marzo, aprile a tirare, ad attirare e a spendere nei confronti dei ragazzi, delle famiglie e di quant'altro rispetto alle proprie attività. Far conoscere il proprio campo, far conoscere la propria clubhouse, far conoscere diciamo, la vision e la mission della società. Per poi arrivare a maggio e giugno, dove siamo oggi, maggio e giugno, dove in effetti c'è il momento più accattivante, perché nei periodi di maggio e giugno sono i periodi dei tornei, dei bambini soprattutto, Dove si esce, vedi insomma. Treviso, vedi Benevento, vedi Roma il Brucato, vedi tutte le iniziative FIR rispetto alle attività legate al rugby per tutti, dove il bambino
la famiglia, diciamo, e tutti gli appassionati possono finalmente vedere nella realtà dei fatti che cos'è il rugby, che cos'è il rugby non per quanto riguarda il gioco, che cos'è il rugby nella sua essenza, nel suo contorno, la vita del rugbista, il modo di stare insieme del rugbista, lo si vive nei momenti dei tornei. Certo. Ed è quello il momento dove i bambini, anzi diciamo le persone, le famiglie, si fidelizzano a questa attività o ad altre attività. Il blocco è avvenuto in questo periodo, dunque avevamo potuto fare solo la prima fase, quella della promozione, quella della diffusione del messaggio in tutte le agenzie sociali, e poi ci siamo bloccati. Adesso, rispondendo alla domanda che facevi, non penso che noi dobbiamo puntare a recuperare il tempo, noi dobbiamo puntare a creare dei nuovi modelli, come in tutte le attività, in tutte le aziende, diciamo, se pensi per esempio all'epoca di quando il turismo ha smesso di essere un turismo ad personam e ha dovuto riciclarsi in un turismo online, in un turismo fatto della prenotazione dell'aereo piuttosto che del low cost, piuttosto che le agenzie di viaggi hanno dovuto rivedere il loro operativo, attrezzandosi. Quello che sono certo, e lo stiamo già sviluppando, infatti è già da un mese e mezzo che abbiamo ripreso, quando dico abbiamo ripreso intendo parlare FIR a braccetto con i club. Certo. Ovviamente non tutti i club hanno le stesse potenzialità e le stesse capacità di rimettersi in gioco. Ognuno vive delle proprie potenzialità, però nell'ultimo mese e mezzo attraverso la rete FIR e attraverso la grande disponibilità di club assetati di ricominciare, abbiamo cominciato a discutere e a creare dei nuovi modelli. Siamo arrivati ovviamente alla decisione di innanzitutto fare un grande ragionamento. Tutti gli sport si affidano prevalentemente alla scuola. Certo. Quale agenzia, voglio dire, leader della detenzione della vita del bambino. La scuola, da quando il bambino ha 3-4 anni fino almeno minimo ai 13-14 della scuola media, senza parlare poi delle superiori, è il luogo dove i bambini passano il maggior tempo della propria vita. Bene, lo sport non lo deve negare e il rugby sicuramente non lo nega. Il rugby ha avuto nella scuola il partner assoluto, e se parliamo di Regione Campania, non voglio chiaramente io lavoro a livello nazionale, però oggi voglio parlare della Regione Campania. Specifichiamoci proprio la Campania, Regione Campania ha avuto nelle scuole, sia per quanto riguarda l'Amatori Napoli nella zona Flegrea, sia per quanto riguarda la Partenope nella zona legata alla ferrovia, sia per quanto riguarda la Fragola, la sua storia l'ha fatta nella scuola, il Vesuvio stesso la sua storia l'ha fatta nella scuola. Non ne parliamo delle altre province. Benevento è stata diciamo la città leader in Italia, non in Campania, per 20 anni, e tutto quello arrivava dalla scuola. Allora, noi del rugby abbiamo fatto un'analisi e, come ogni buona famiglia, ci siamo detti, per anni siamo andati nella scuola e siamo andati noi a chiedere alla scuola un aiuto in una forma di sinergica per dare la possibilità a noi del rugby di far conoscere ai bambini e alle famiglie che cos'è la cultura del rugby. Bene, oggi è il momento di metterci a disposizione della scuola, ok? In maniera diversa. Noi lo siamo sempre stati a disposizione, noi come rugby, noi siamo sempre stati a disposizione della scuola, ma per diffondere il messaggio culturale del rugby, nel quale credevamo tantissimo e ci crediamo ancora. Oggi invece il nostro metterci a disposizione della scuola e cambia il fatto che le società di rugby, i club di rugby, come hanno fatto, sono già partite da un mese una serie di comunicazioni alle scuole, una serie di lettere alle scuole. Oggi con la riapertura i club stanno diffondendo il messaggio alle scuole di quello che stanno cominciando a fare. Cioè, dico, non più noi andiamo nella scuola. Oggi dobbiamo metterci a disposizione della scuola per venire da noi. Ma non perché devono venire a fare rugby. Perché noi dobbiamo dare la possibilità alla scuola di utilizzarci, uso questa brutta parola, tra virgolette, va bene? Perché noi gli diamo la possibilità di avere una casa all'aperto. Ok.
Va bene. E se riusciamo a trovare una modalità di sinergia con i dirigenti scolastici piuttosto che con i presidenti di consigli d'istituto e con i genitori in primis, va bene, facendo capire che all'interno delle regole dettate dal governo, del Covid, distanze, igienizzazione, mascherine, tutto quello che è la regola, va bene, utilizzare il campo per riprendere addirittura il processo culturale scolastico, non rugbistico, i bambini che vengono al campo e vengono, la scuola in effetti che cos'è? È un momento di inclusione, è un momento di socializzazione, è un momento dove i bambini, attraverso la conoscenza dell'altro, attraverso la conoscenza dell'ambiente scolastico, con facilitatori di apprendimento che sono gli insegnanti, va bene, fanno la loro strada e creano la loro vita. Bene, oggi diciamo la casa del rugby, non il rugby giocato, la casa del rugby deve essere a disposizione della scuola qualora possa immaginare che progettualmente nelle regole scolastiche possa venire al campo a fare scuola. E questo è sicuramente un veicolo per rifidelizzare, anzi io credo per guadagnarci molto di più, perché a quel punto non fidelizzi più il bambino e piuttosto il genitore, l'intera struttura, ma fidelizzi il quartiere, fidelizzi la circoscrizione, ma una società in un luogo, una società nell'altra, una società nell'altra, perché una volta che sei riuscito a creare questo, voglio dire, come si dice da noi a Napoli, l'amore non si scorda mai. Okay. Il primo amore non si scorda mai. Questo non è il primo amore, ma quando tu ti metti a disposizione, voglio dire, in un momento di difficoltà per qualcuno, per un qualcosa, per un'istituzione, dopo i sodalizi diventano, mo ci vuole, sodalizi rugbistici. E sai che cosa voglio intendere? Il rugby è un grande gioco perché è fatto di dei principi eccezionali che non smetteranno mai di esistere. L'avanzare, il sostenere per continuare ad avanzare attraverso il contatto fisico che ritornerà, perché non possiamo pensare che nella nostra vita socialmente che è stato il fermato. Covid-19 non ci permetta più di toccarci, perché a questo punto mi spaventa, ma non per il rugby, mi spaventa perché non poter toccare mio figlio, non poter toccare mia madre, non poter, addirittura non poter toccare una bella donna, la cosa mi spaventa troppo. Quelle gravissime. Dunque credo che in questo momento, e siamo sulla buona strada, perché a Napoli si è ripreso, a Benevento si riprende, ma si riprende con questa ideologia, quella di dare alla scuola e fare sempre e comunque della scuola il primo veicolo per la diffusione del messaggio culturale rugbistico, non del gioco del rugby. Credo che sia veramente una cosa bella soprattutto, ma anche ottima per il rugby. Vi ricordo che siamo a Tutto Rugby. Peppe, noi ogni tanto ci sentiamo telefonicamente, abbiamo anche delle collaborazioni lavorative. Sta quarantena come l'abbiamo vissuta? Io so qualcosa, insomma, bloccati, ma... Ma diciamo che siamo stati in crisi di astinenza totale. Ecco, come diceva Franco, noi veniamo da un mondo forse strano per molte persone, però quel mondo ci ha formato, ci ha dato qualcosa che in altri sport forse non si riesce a capire. Avendo questa possibilità oggi di poter riprendere le attività e seguendo quello che era poi il filologico dell'analisi fatta da Franco prima, oggi noi ci dobbiamo porre, sono convinto di questo, come il partner che permetta al bambino non di giocare a rugby, ma di crescere. E di crescere in una consapevolezza che sia soprattutto di rispetto delle regole. Fondamentale oggi dare a dei ragazzi, a dei bambini, le regole su cui basare la propria esistenza. Giustamente diceva Franco, l'essenza del rugby, l'avanzamento, la conquista centimetro per centimetro della meta. Noi non abbiamo avuto grandi campioni, ma per noi conta la squadra, conta il gruppo che è in campo. Perdiamo insieme, vinciamo insieme. Esatto. Quindi la logica nostra è che tu oggi devi essere in grado, e questo penso che sia il messaggio più forte che noi possiamo dare, che oggi un ragazzo deve cominciare a rendersi conto che la sua vita in una struttura sportiva che non sia il gruppetto o altre cose, ma che sia una simbiosi con la propria vita,
diventi fondamentale il rispetto delle regole, conoscere le regole per rispettare e crescere meglio. Sì. Oggi noi abbiamo questa esigenza, noi abbiamo forse, Franco, noi veniamo da una generazione di sognatori, nel senso era lo sport povero, però noi ci divertivamo, cioè sono rimaste amicizie, parliamo di qualche annetto fa, non doppio perché sennò scopriamo l'età. Parlavamo proprio prima di queste amicizie. No, il discorso è questo, cioè a noi all'epoca la prima cosa che veniva insegnata era rispetto non per i compagni ma per l'avversario. Quindi tu scendevi in campo sapendo che dall'altro lato non c'era il nemico, c'era l'avversario. Il nostro motto qual è? Io non gioco contro, gioco con l'avversario. Quindi noi riprendendo questi concetti che possono sembrare fuori luogo, ma no, sono fondamentali, perché oggi io devo vivere con le persone che mi circondano, non contro. Una cosa che sta un po' passando da qualche tempo, ricordiamo il rugby è partito con gli allenamenti, è ripartito con gli allenamenti per la partenza dei campionati, i tempi saranno ancora abbastanza lunghi. C'è qualcuno però che ipotizza, lo domando prima a Peppe e poi faccio la stessa domanda, è valida anche per Franco, c'è qualcuno che dice ma datosi che le limitazioni del coronavirus si impongono, molto probabilmente i passaggi palla non potranno essere effettuati almeno per il momento, gli stessi placcaggi, bisogna evitare i contatti, non è che poi quando riprendiamo il campionato il gioco del rugby così come l'abbiamo sempre conosciuto potrebbe essere cambiato in qualche modo? Non sarà più rugby, non è più rugby, per me il rugby rimane nel rispetto dell'avversario il contatto fisico, è ovvio, non può esserci un'alternativa credibile alla mischia, al placcaggio, alla maul, non puoi avere alternative tecniche fisse, no, vogliamo riprendere il gioco, deve riprendere nel pieno della sua essenza, non posso immaginare una partita di rugby senza una mischia, senza una douche, non scherziamo, è fuori dalla nostra concezione, cioè sarebbe strano vederli in campo, che fai, non placchi? Scusami. Franco, se ne stanno sentendo tante, pure tu ne hai sentite tante, la cosa più eclatante, se vogliamo, che vengono dall'Inghilterra addirittura, giochiamo il touch rugby, giochiamo il tocco, il giocatore sentendosi toccato alla schiena o alla spalla dall'avversario è come se fosse stato placcato, deve mettere la palla a terra, indietreggiare per riconsentire la ripartenza del gioco. Qualcuno addirittura dice giochiamo senza il pacchetto, giochiamo senza la mischia. Cioè c'è tanta voglia di ricominciare questi benedetti campionati che forse non ce li immaginiamo nemmeno, ma stiamo snaturando il rugby molto probabilmente. Guarda, le forme alternative di rugby ci sono sempre state, sono sempre esistite, ovviamente ognuna per quello che poteva servire in quel momento, vedi il touch rugby, vedi il rugby beach, vedi il seven, vedi insomma tante forme, anzi addirittura negli ultimi 4-5 anni, forse anche 6, FIR facendo delle analisi rispetto alla percentuale di drop out che avveniva nella fidelizzazione dei ragazzini. Puoi spiegare un attimo meglio il concetto drop out? Si intende praticamente rispetto al lavoro profuso e alle persone avvicinate al gioco del rugby, il numero di persone che poi abbandona, chi per un caso, chi per un altro, ma allontanandoci sempre dai seniores, che sono tutt'altro discorso, quando parliamo sempre comunque di una fascia d'età legata fino ai 14 anni, che è il momento in cui la ripartenza è questa la fascia di età, attenzione, quello è i grandi, no, quando parliamo di campionati, lo facciamo quel discorso ed è un'altra categoria di discorso, stavo dicendo addirittura FIR negli ultimi 5-6 anni ha messo
messo giù un protocollo chiamato Rugby per Tutti, il quale documento era un facilitatore, un modello di diffusione del gioco del rugby all'interno delle categorie di ragazzini, piuttosto che di mamme, piuttosto che di genitori, piuttosto che di nonni, perché era un gioco legato a tutti, riconosciuto da FIR, che era un gioco anche senza contatto, addirittura a volte anche senza l'essenza del gioco del rugby, bastava solo ed esclusivamente far vivere questo momento culturale ai bambini. Detto ciò, le forme di rugby ci sono sempre state differenti. Il discorso è uno: se noi dobbiamo cercare delle forme di rugby che già ci sono per mantenere un periodo, per poi arrivare al momento della riapertura del rugby vero, ma ben venga, no. Ragazzi, se c'è da soffrire, soffriamo. Siamo stati 3 mesi a casa e non abbiamo lasciato il rugby. Abbiamo lasciato la macchina, abbiamo lasciato il bar, abbiamo lasciato gli amici, abbiamo lasciato gli amori, abbiamo lasciato i sentimenti, persone che hanno lasciato i figli, figli che sono rimasti a Milano piuttosto che a Ragusa e a mamma stava a Napoli. Gli amici da Napoli, cioè, che avevano i figli, la loro famiglia senza fuori. Gli affetti, possiamo stare un anno senza rugby, voglio dire. Dunque, se queste forme alternative devono servire per arrivare poi al rugby, vanno benissimo. Qualsiasi, l'importante è stare nei principi, nei valori del gioco del rugby. Pensare che il rugby possa cambiare la sua essenza, ma penso che questo non lo pensa nessuno. Va bene, sarebbe chiudere il gioco del rugby perché, ripeto, se noi andiamo via dai principi, lo dicevamo prima, i principi del gioco del rugby sono avanzare, sostenere per continuare ad avanzare. Avanzare significa che di fronte ci deve essere qualcuno che non ti vuole permettere di avanzare, ma non perché, non, perché è un cattivo, perché vuole avanzare lui. Perché il gioco questo. No, perché vuole avanzare lui. E dunque, se tu togli questo, togli il contatto rispetto al fatto che io voglio avanzare e tu vuoi avanzare, lo chiameremo in un altro modo, sarà un altro gioco. Allora, io non penso che questo accadrà, perché non accadrà, perché se accade questo, accade, viene la fine del mondo, non è più solo il rugby, vuol dire che non ci potremmo mai più toccare tutti quanti noi e non si può giocare né al rugby né ad altro e non si possono fare tante altre cose a livello sociale. Dunque io dico ben vengano delle situazioni alternative per il mantenimento della famiglia del rugby, per aspettare che il rugby riprenda nella sua realtà. Peppe, se ne stanno sentendo tante, proprio ci siamo visti un paio di giorni fa, ne abbiamo parlato, vogliono il Sei Nazioni, ricordiamo, anche il Sei Nazioni, è stato fermato tutto il rugby, è stato fermato il campionato, la stagione sportiva 2019-2020 è stata fermata, non abbiamo, per quanto riguarda il rugby, non abbiamo, non avremo i campioni d'Italia, non avremo le retrocessioni, anzi le posizioni restano congelate. Così è stato fermato il Seven, noi avremmo dovuto fare i mondiali under 20, si sarebbero dovuti giocare adesso a giugno e qui in Italia, anche quelli sono stati fermati, come è stato fermato il Sei Nazioni. Rimangono delle partite, noi abbiamo la bestia nera con l'Inghilterra ancora da giocare, si sarebbe dovuta giocare il 14 marzo all'Olimpico a Roma. Si sentono delle cose assurde, leviamo l'Italia, dal Sei Nazioni ci potrebbe anche stare perché dai, sono X partite che non diciamo quante, non vinciamo la sei. Addirittura si sente dire leviamo anche la Francia. Il Sei Nazioni è intervenuto, l'organizzazione Sei Nazioni è intervenuta, dice attenzione un momento, la clausola rescissoria non è mai esistita, quindi partiamo da questo. Tu che ne pensi un po'? Leviamo la Francia, leviamo l'Italia, no, facciamo quattro nazioni? No, io parto da un presupposto di base, è vero che il nostro movimento in maniera globale non ha le stesse velocità dei movimenti anglosassoni e transalpini, e su questo non ci piove. Abbiamo una velocità forse rispetto a quelle cose che venivano dette prima, per noi è più difficile riuscire a coinvolgere il ragazzino nel gioco del rugby rispetto a qualche altra attività sportiva come la nostra, nel senso un ragazzino a 10 anni deve andare alla scuola calcio. Benissimo, se viene in un campo di rugby viene visto un poco strano, certo, perché non abbiamo quella cultura rugbistica radicata come in Veneto o in altre realtà che ci permettano di fare questo. Ma dire togliere l'Italia dal Sei Nazioni ce ne piove.
ce ne scorre, non scherziamo. L'Italia ha avuto il merito di poter entrare in questo torneo. È un periodo, no, non dimentichiamo che la Francia nel primo periodo di partecipazione all'ex 4 nazioni col 5 ha messo 12 anni per cominciare a ragionare un pochettino a livello di vittorie e trofei. È qualcosa in più e noi meno. Allora, forse ci ha messo quasi 20 anni perché ci non allora, si vincere la prima partita. Noi facciamo questo discorso qua. Oggi l'Italia sta forse all'anno zero. Ci sarà un fatto positivo. Ecco, abbiamo avuto il rinnovo di Franco Schmidt come head coach della nazionale. Mettiamo le basi, cominciamo a dare, come diceva Franco, cominciamo ad essere presenti sul territorio, non come semplice entità sportiva. Noi dobbiamo essere un'entità di valori. Cominciamo ad assorbire gente, cominciamo a portare i genitori al terzo tempo, cominciamo a portare i ragazzi a vedere quelle che sono le nostre. Sì, però tradizioni. Non vorrei, chiedo scusa, che diventi la solita cosa il rugby e il terzo tempo, però a questo no, dobbiamo fare attenzione, secondo me. O no, Franco? Bah, il rugby è anche il terzo tempo, ce l'abbiamo solo noi. Noi il terzo tempo lo etichettiamo in questa parola perché così gli altri capiscono. Il terzo tempo è il rugby, voglio dire, perché noi viviamo tutta la nostra giornata rugbistica come da terzo tempo, per il modo di stare insieme e quant'altro. Rispetto al fatto del Sei Nazioni o un altro, io penso che questi siano in questo momento chiacchiere come ne hanno fatte in abbondanza lo scorso anno, due anni fa, quando si parlava della Georgia. Sono la Georgia che arrivano dall'Inghilterra tutti gli anni. Io non credo che in questo momento l'organismo mondiale stia lì a perdere tempo e a ragionare se è giusto o non è giusto avere l'Italia all'interno delle Sei Nazioni. L'Italia all'interno delle Sei Nazioni c'è ed è ben piantata, cioè perché oramai siamo al 20° anno di Sei Nazioni. Va bene, ovviamente l'Italia si è saputa difendere. Quando parlo saputa difendere, io non parlo di campo, io parlo di realtà rugbistica. Oggi l'Italia è un'azienda come le altre, abbiamo una velocità inferiore, come diceva lui, ma noi non abbiamo la cultura come ce l'hanno gli altri. Forse non abbiamo neanche l'economia che hanno gli altri. Per quanto, attenzione, le persone quando sentono il budget federale dicono mamma mia quanti soldi. Signori, i quanti soldi italiani sono comunque un quarto di quelli anglosassoni. E sono un quarto di quelli francesi e sono la metà di quelli irlandesi, nonostante l'Irlanda e la Scozia sono un quarto dell'Italia. Allora, la nostra velocità, gli stessi numeri come squadra, come giocatori sono inferiori, diciamo anche questo, come giustamente dici tu. Ma senza la cultura del gioco del rugby noi non possiamo avere, cioè nelle altre nazioni il rugby non è di coloro che giocano. E di tutta la gente non lo sa, perché la gente immagina che in Francia il calcio sia leader. Non è assolutamente così. Assolutamente in Francia no. Il calcio e il rugby camminano alla stessa maniera. In Argentina, paese leader del calcio, del football, va bene, il rugby è predominante. No, il rugby sta al di sopra del calcio, certo. A livello sociale, a livello culturale. Allora, Franco, siamo quasi in chiusura. Una domanda a volo a tutti e due. È stato riconfermato Franco Schmidt CT per altri 4 anni, siamo d'accordo? Lo facciamo lavorare? Guarda, in questo momento dare delle sicurezze, ok? E non vivere in situazioni approssimative o temporanee è la migliore cosa. In questo momento il rugby, la società, le persone, gli uomini, le donne hanno bisogno di sicurezze. Le sicurezze vengono date alla fiducia per le persone. Franco Schmidt, altri 4 anni confermato CT della nazionale di Ital Rugby? Va bene, vediamo come lavora. Va bene, perché dovrebbe essere un progetto di continuità. Se ci riusciamo, ben venga. Auguri a Franco Schmidt. Stiamo parlando di ripartenza, di tutto, ma è chiaro che l'alto livello, la nazionale, così come la femminile, così come l'under 18, non vanno assolutamente dimenticate. Il tempo è tiranno, siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento. Ringrazio Franco per la tua disponibilità e sarai vicino a me in questo percorso e di questo ti ringrazio molto. Se c'è da fare qualcosa per il rugby io ci sono sempre. Non, su questo non avevo dubbi. Peppe, ti vedremo spesso, ci dai anche tu la tua adesione a questi proseguio di lavori. Che dire, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima con un nuovo appuntamento di Tutto Rugby. Seguite la pagina Facebook di Informa Rugby, seguite Tutto Rugby, mi raccomando. Saluti ovali a tutti, da Max De Falco, Franco Salerno e Giuseppe Aprea.
Buonasera.